In Germania, Andrea Scazzola. Buongiorno. Barbara ha lavorato tutta la vita in una scuola qui a Berlino, oggi è pensionata. Quanti anni ha? Non dice, no. Ho tre nipoti che vogliono avere dei soldi, certo. Che sono studenti all'università e io pago con questa pensione 1200. Barbara è preoccupata, Cosimo, muratore qui in Germania per 40 anni, non si lamenta. Ogni anno ci sono gli aumenti, per i costi che aumentano qualcosa la prendi. Dal luglio del 2020 tutte le pensioni tedesche aumenteranno del 5%. Allora tutto bene? Non è detto. I giovani sono senza lavoro o lavorano per le piccoli job, mini job. Sì, i giovani versano poco nelle casse previdenziali e il sistema non regge. Ci sono due possibilità, o si riducono le pensioni o si aumenta l'età pensionabile. Che era a 65 anni, si sta alzando a 67, ma per far quadrare i conti si parla di 69. Mattias intanto studia all'università e i mini job li ha fatti. Facevo le consegne a domicilio di sushi per tutta Berlino. Poteva scegliere se versare i contributi, ma ha preferito di no. Meglio un euro oggi che un euro quando avrò 60 anni, che chissà se lo ricevo o meno. Già, il problema è il futuro dei giovani, ma non di tutti. Mini job, eh. Ma hai pensato alla tua pensione? Voglio aprire una grande gelateria in Siria. Sarà la mia pensione. Gelato, cioccolato, dolce, un po' salato e altro.